arrivata a Napoli questa mattina, tappa in piazza Municipio, la teca con i resti dell'auto quarto Savona 15 che scortava il giudice Giovanni Falcone nel 25esimo anniversario della strage di Capaci, che cadrà il prossimo 23 maggio. L'associazione fondata da Tina Montinaro, vedova del caposcorta del magistrato Antonio, ha organizzato l'iniziativa itinerante La Memoria in Marcia. La teca è partita il 1 maggio da Peschiera del Garda, ha fatto tappa a Sarzana, Pistoia, Riccione, Monte San Giusto e dopo Napoli proseguirà per Vibo Valentia e Locri prima di giungere a Palermo il 23 nella ricorrenza dell'attentato. Ma la tua vita adesso puoi cambiare, solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Non li hanno uccisi perché noi continuiamo a fare camminare la quarto Savona 15, perché la quarto Savona 15 siamo noi, siamo i cittadini onesti. Loro sono morti quel 23 maggio, come vedete tutti i figli e non solo i nostri, il sorriso non ce l'hanno tolto. All'iniziativa, accompagnata dall'esibizione del coro della città diretto da Carlo Morelli, hanno partecipato i rappresentanti di istituzioni e forze dell'ordine con le associazioni impegnate nella lotta alla criminalità e diverse scuole del territorio. Si è voluta sottolineare la storia personale dei poliziotti che hanno condiviso anni con Giovanni Falcone in questo caso, che quindi hanno vissuto momenti di paura, di ansia, c'erano delle famiglie, delle vite e che anche se consapevoli di essere a un passo dalla morte hanno continuato a proteggere, tra virgolette, il loro magistrato, il loro giudice. E questa storia, la tragedia del 92, il paese la deve conoscere, ma non solo perché è doveroso che non sia dimenticata, ma perché noi ancora dobbiamo sapere a distanza di 25 anni perché dei barbari criminali decisero di far saltare un'autostrada in quel modo, chi volle quell'eccidio, perché si arrivò a massacrare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, Paolo Borsellino, Emanuela Loi e gli altri poliziotti che scortavano Paolo Borsellino. A mio avviso, a distanza di 25 anni, siamo ancora lontani dalla verità. Però siccome le parole della signora Tina sono state bellissime e profonde, sono le parole di una persona che non ha rinunciato alla vita, non ha rinunciato a sorridere, continua a vivere a Palermo per dimostrare che i meridionali onesti sono la maggioranza, però credo sia anche un monito a chi deve avere il coraggio, perché rappresenta le istituzioni, di fare sì che la verità sia scoperta fino in fondo.